150 arrosticini mangiati in mezz'ora e l'ultima sfida vinta da Chiara Mangiatutto, TikToker siciliana con 500.000 di follower. La food influencer ha sbancato a Sulmona nel Max Pub, dove già lo scorso inverno aveva vinto la gara proposta dal proprietario, riuscendo a finire 3 maxi hamburger con annessi fritti in meno di 40 minuti. Proprio allora provò l'arrosticino abruzzese tra i cibi che gradisce particolarmente. Molto molto buoni, assaggiato sia quelli classici di pecora che quelli di fegato, entrambi molto buoni. Lo specifica Chiara, non faccio abbuffate, bensì gusto il cibo che provo. 27 anni e da tempo star dei social con le sue challenge, dalle quali esce sempre vincitrice, nonostante le portate faraoniche che i ristoratori le propongono. E tra chili di amatriciana e porzioni extra large di pizza, Chiara è diventata una regina delle food blogger, decidendo quando e cosa mangiare con contenuti sempre nuovi sui propri canali. Sì, io ho incominciato con le food challenge, quindi qualcosa di molto grande da finire in poco tempo, poi però pian piano con l'avanzare del tempo ho modificato un pochettino i contenuti, quindi dalla food challenge si è passato a una valorizzazione del prodotto, quindi un vero e proprio viaggio per l'Italia, scoprendo piatti nuovi, caratteristici e tipici. Con Sulmona e l'Abruzzo si è creato da subito un legame particolare con i proprietari del Max Pub, che hanno instaurato con la food influencer un rapporto di amicizia. Nella patria di Ovidio ha potuto gustare anche confetti, gli stessi, prenotati puntualmente dai reali d'Inghilterra per le nozze. Chiara, insomma, mangia tutto, o quasi, perché qualche pietanza ha confessato di non preferirla. Ostriche, il nero di seppia, le interiora, i fichi d'India e nemmeno la liquirizia.